si è conclusa con successo e soddisfazione la 7ª edizione della Green Cup 2013, organizzata dal Suddiano Calcio ed indirizzata al settore giovanile e alle attività di base. La dirigenza del Suddiano Calcio, presidente e vicepresidente, ringraziano tutte le squadre. E vorrei ringraziare Giorgio quale organizzatore principale e tutti i suoi collaboratori della splendida riuscita di questo torneo. Siamo soddisfatti perché poi tutto sommato sono rimasti soddisfatti le squadre numerose che sono venute qui allo stadio di Suddiano, anzi sono venute 94 squadre, credo che è senz'altro un record per il nostro torneo che è giunto alla 7ª edizione e che nelle ultime edizioni è stato un crescendo di squadre partecipanti, però penso che sia senz'altro anche un grosso numero anche per gli altri tornei che sono in provincia. Quindi diciamo, siamo soddisfatti soprattutto perché sono rimaste soddisfatte le squadre, il pubblico, il gioco è stato piacevole. È affilato tutto quanto liscio, massima correttezza in campo e fair play soprattutto per quanto riguarda le squadre delle scuole calcio, ma anche oggi stesso che siamo nelle finalissime abbiamo visto un grosso fair play in campo, quindi una grande partecipazione di pubblico vuol dire che senz'altro la piazza di Suddiano è una piazza ben considerata nell'ambiente sportivo e non può essere diversamente, essendo il Suddiano una società che milita tantissimi anni nelle alte vette dei campionati dilettantistici e ha un settore giovanile di tutto rispetto con un bel palmarès. Quindi. Tutti gli anni migliora, io penso che più di così a Suddiano non ci si poteva aspettare. In questa 7ª edizione del Green Cup al terzo posto si è classificata per l'attività di base la società del Camuccia Calcio, seconda il Falterona, prima la polisportiva Virtus Archiano. Siamo con il direttore sportivo del Camuccia Calcio, Magari Guglielmo, e vogliamo le sue impressioni sul torneo. Devo ringraziare il Suddiano Calcio per l'ospitalità e l'organizzazione. Noi abbiamo trovato una bella cosa e dove siamo anche riusciti a classificarci, ma noi siamo piccoli, siamo giovani, veniamo da pochi anni di esperienza, abbiamo solo attività di base, non abbiamo niente in giù e siamo anche classificati terzi, mi fa piacere. E devo ringraziare tutta l'organizzazione, sono rimasto veramente sorpreso e meravigliato, ma è il secondo anno che veniamo e conto di venire anche l'anno prossimo. Per il settore giovanile, quarta classificata è stata la squadra del Falterona, terza classificata la squadra dell'Arno Laterina, seconda classificata la Marzocco San Giovannese, prima classificata la polisportiva Virtus Archiano. Ed infine sul podio della 7ª edizione Green Cup 2013 organizzata dal Suddiano Calcio, al terzo posto il Santa Firmina, al secondo posto il Falterona e al primo posto la polisportiva Virtus Archiano. Siamo qui sempre allo stadio di Suddiano con Cacci Paolo, presidente del Falterona Calcio. Dunque, io dovrei fare i complimenti all'organizzazione perché è stata molto efficiente, siamo visto delle belle partite, belli incontri. Si è avuta la possibilità di ammirare anche dei ragazzi in gamba, dei giovani in gamba e più che altro la qualità anche dei bambini della scuola calcio, perché io faccio solo settore giovanile e mi fermo alla scuola calcio dove sono ancora presenti tanti valori che magari dopo nelle società più grandi vanno un po' persi. Noi si sta lottando tanto perché il calcio rimanga un gioco, uno sport, un divertimento per tutti. Siamo qui con Ristori Luciano, responsabile della scuola calcio dell'Archiano. Sinceramente, ecco, sono veri i complimenti che vi faccio per l'organizzazione, per la gestione di un torneo che dura un mese. E dimostrazione che ci vuole le ossa buone dietro per portare avanti un torneo. E come società, ecco, noi siamo contentissimi perché siamo arrivati a giocare il giorno delle finali con la categoria 2001, con la categoria 98 giovanissimi e l'ultima con gli allievi. Il signor Luciano è molto bagnato e finisce l'intervista. Va bene, grazie, al prossimo anno. Va bene. Le quote rosa del Suddiano con il presidente Claudio Andreini, il presidentissimo del Suddiano, e gli chiediamo subito al presidente le impressioni sulle quote rosa e sul torneo Green Cup. Le quote rosa, queste sono lo staff tecnico
d'eccellenza del Subiano Calcio, quest'anno hanno fatto sicuramente degli sforzi enormi perché questa manifestazione sia venuta così bene come è venuta, perché c'è stato un sacco di gente, mi sembra che siano stati tutti contenti, quindi bisogna ringraziare Gianni Bartolini in primis perché è il fautore insieme a Giorgio Saini dell'organizzazione con appuntamenti, incroci, orari, e per quanto riguarda il resto bisogna ringraziare la Nadia, l'Eugenia e la nostra Federica sicuramente. Noi l'abbiamo fatto solo col cuore per i nostri figlioli che giocano nel Subiano da tanti anni. Brava. Siamo parte della famiglia. Brava, e noi lo sapevamo già che facevate parte della famiglia. Nadia? È la stessa cosa. E Federica? Uguale, senza figlioli, però uguale. Un grazie e un grande, grande saluto all'anno 2014, ottava edizione. Ciao a tutti.